Allora, introduciamo con questa lezione, utilizzando sempre le presentazioni che ci offre gentilmente la Zanichelli. Iniziamo, dicevo, questo sesto capitolo, credo che sia nel nostro libro, delle equazioni lineari. Questo è un argomento importantissimo, un argomento che ci servirà praticamente sempre quando si studia matematica, è imprescindibile il concetto di equazione. Poi chiaramente vedremo man mano che cos'è un'equazione lineare. Ma prima di entrare nel vivo delle equazioni dobbiamo chiaramente, come dire, fare un po' un'introduzione, cioè gli argomenti che servono per arrivare poi alle equazioni vere e proprie. Uno di questi argomenti il primo di questi argomenti è l'identità. Beh, noi siamo un po', credo, abituati a questo termine, cioè almeno io l'ho accennato varie volte, vi ricordate, in geometria due cose uguali si dice congruenti, in matematica appunto c'è l'identità, 3 è uguale 3, quella è, per capirci, un'identità, banale che sia, ma è un'identità. Ma più in generale, perché è chiaro che se è, come dire, un'affermazione, un'identità è un qualcosa che è sempre vera, cioè 3 uguale 3 è ovviamente un'affermazione sempre vera, come se scrivessimo 3 uguale 5 sarebbe un'affermazione sempre falsa. Quindi un'identità è una eguaglianza, cioè significa che c'è un segno di uguale tra due termini che vengono chiamati quello a sinistra primo membro, quello a destra secondo membro, va bene? Fra due espressioni letterali, vera per qualsiasi valore attribuito alle lettere, ok? Vedete qui banalmente A parentesi B più C chiusa parentesi uguale ad AB più AC. Questa è un'identità perché anche se i due membri, il primo e il secondo, sembrano scritti in maniera diversa, ma se andassimo a sviluppare, no, il prodotto tra questo monomio per questo binomio, sappiamo che avremmo proprio AB più AC. Ok? Quindi avremmo una cosa scritta così, eh? Cioè tipo. Quindi A per B più C uguale a B più BC era l'identità di partenza. Se andiamo a sviluppare qui a primo membro, avremmo AB più AC uguale a B più AC. Ovviamente non conta l'ordine, poteva stare pure qui AC più AB. Quindi quella che inizialmente non posso dire che era già un'identità, nel senso verificata, per così dire. Perché apparentemente potrebbe essere pure qualcosa di diverso, va bene? Invece, una volta che abbiamo sviluppato il prodotto del monomio per il binomio, beh, allora appare evidente che è un'identità, perché come detto nella definizione, è una eguaglianza tra due espressioni che è sempre vera, ok? Quindi questa è un'identità, perché poi ci servirà questo concetto. Chiaramente, vedete, qui fa un esempio un attimino più articolato. Cioè, dice, per esempio, prende questa espressione, parentesi 2y meno y per 2y più y, che tra l'altro è un binomio notevole, vi ricordate, somma per differenza, differenza per somma in questo caso, più x quadro uguale, poi qua 4 per y quadro più 1 tra parentesi meno 4. Dice, è un'identità? Beh, a occhio, ragazzi, dire che uno lo vede, insomma. Io pure mi dovrei fare dei calcoli a mente, ma non posso certo subito, come in quest'altra espressione, che insomma voglio dire, bastava farsi a mente il prodotto nel primo membro per dire sì, quella è un'identità, cioè quell'eguaglianza che è stata scritta è sempre vera, quindi un'identità. Invece qui dobbiamo farci dei calcoli. Qua fa vedere che sviluppando il primo membro gli viene 4y quadro, sviluppando il secondo membro gli viene 4y quadro, quindi siccome i due membri sono uguali, quella di partenza è un'identità. Quindi alla domanda, quindi, insomma, potete immaginare, i primi esercizi che faremo saranno di questo tenore, di questo tipo, va bene? Cioè in cui abbiamo due espressioni che dobbiamo sviluppare singolarmente, cioè non esistono poi, almeno per chi ha già fatto le equazioni, le regole che valgono per le equazioni, perché l'identità è un qualcosa di molto ben preciso, quindi è una definizione di cui tener molto in conto, cioè è una eguaglianza, cioè c'è l'uguale,
ma tra due espressioni e quell'uguaglianza è sempre vera. Invece vedremo che per una equazione, perché questo è il capitolo sulle equazioni lineari, un'equazione non sarà un qualcosa di sempre vero. Però non voglio anticipare altro perché lo faremo con calma, anzi alla prossima lezione. Che cos'è appunto un'equazione? Diciamo, mo non volevo anticipare, come dire, come si verificano le cose. Ma almeno la definizione di equazione possiamo iniziarla a dare, cioè una equazione è una uguaglianza fra due espressioni letterali, e mo dovremmo chiarire pure sta cosa, per la quale, vedete, cerchiamo gli eventuali valori che, sostituite a una o più lettere, dette incognite, la rendono vera. Vabbè, qui fa alcuni esempi. Vabbè, mo per esempio, lo riscrivo pure io almeno. 2x più 1 uguale 0. Va bene? Dice questa è una equazione dove vedete qual è la differenza tra un'identità. Beh, questa qui, che non sia un'identità, è assolutamente palese. Quindi la x, abbiamo detto, si chiama incognita. Quindi ribadiamolo, incognita. Dicevo che questo non sia un'identità, basta sostituire all'incognita un valore, ad esempio, quindi ad esempio, con x uguale 1, che avremo 2 per 1 più 1 uguale 0, 2 per 1 è 2 più 1, 3 uguale 0. Come accennato già prima, è vero che c'è il segno di uguale, ma non è vera, quindi quella di partenza non è evidentemente una identità. Però ci rendiamo conto che effettivamente può esistere un valore che faccia tirar fuori un'identità. In questo caso, vabbè, non so se riuscite a vederlo, se io ci metto meno un mezzo, quindi per x uguale, poi ne metto uno più semplice, effettivamente qua è partito già con un esempio non proprio scontatissimo. Se ci metto quindi in questa equazione, in questa espressione, se volete per adesso ancora, x uguale meno un mezzo, che avremmo 2 per meno un mezzo più 1, va bene? Uguale 0. Da cui 2 per meno un mezzo fa meno 1 più 1 uguale 0, e quindi 0 uguale 0. Scusate un secondo. Quindi viene un'identità. Però notate che quindi non è un'identità sempre. Come lo è stata, avete visto questa espressione che lui ha calcolato? Vedete, questa qui che insomma ha sviluppato i due membri, beh, questa è venuta un'identità, perché per qualunque valore di x o di y è evidente che mi viene a primo membro 4y quadro, a secondo membro pure 4y quadro. Quindi non c'è un valore particolare che fa tirar fuori l'identità. Invece, per espressioni tipo queste, che ho appunto cercato di sviluppare adesso, beh, invece è evidente il contrario, cioè che sì, normalmente, ecco perché ho fatto ad esempio 1, ma qua potevo metterci qualunque altro valore, capite? Che non è un'identità, però esiste effettivamente, e non è detto pure che lo sia, vedremo per le equazioni, esiste un valore che effettivamente sostituito ci restituisce l'identità. Poi vedremo, questo qui prende il nome di soluzione. Giusto per prenderne qualcuno molto più evidente, tipo che 2x uguale 8, va bene? Pure questa possiamo dire che è un'identità? Assolutamente no, basta andare a sostituire qualche valore di x per vedere 0, 2 per 0 è 0, 0 non è uguale 8, 1, 2. Se prendo invece, qual è il valore che rende questa roba l'identità? Solo il valore x uguale 4, perché è l'unico numero per cui si ottiene 2 per 4 uguale 8, quindi 8 uguale 8. Ok? Quindi quella che non è un'identità sempre, ma solo per particolarissimi valori, che poi chiameremo soluzioni. Ok? Quindi la x abbiamo detto che è l'incognita. Il valore che restituisce un'identità si chiamano soluzioni di quell'equazione. Quindi solo quei valori che restituiscono appunto l'identità chiamano
sono quelli che effettivamente noi andremo ogni volta a cercare, se esistono, perché non è assolutamente detto che esistano. Ma giusto per farvi un esempio, potrei scrivere 0, ma insomma, anticipo una cosa che vedremo tra un attimo. 0 per x uguale 3. Beh, provate a mettere un qualunque x, ci rendiamo conto che il primo membro che verrà, ragazzi, 0 per qualunque cosa ci metta lì, quanto verrà a primo membro? Verrà 0. Quindi qualunque x, quindi per ogni x appartenente ai reali, potremmo dire che qui sarà 0 uguale 3, che non è vero. Cioè non c'è nessun valore, per quanto noi ci volessimo sforzare, che sostituito al posto della x ci possa restituire 3, perché 0, vi ricordate come l'abbiamo chiamato, l'annullatore, no? Quello che quando tu lo moltiplichi per lui, per 0, rende nullo tutto quanto e quindi qualunque valore ci vada a mettere non verrà mai 3. Quindi questo per sottolineare già da subito il fatto che un'equazione non avrà per forza una soluzione. Vediamo altre cose. Qua che diceva, le varie lettere vengono chiamate incognite. Vedete questa seconda, se y quadro meno 3x più 2 uguale 4x meno 1, questa è un'equazione a due incognite, dove le incognite chi sono ovviamente sia x che y. Pensate che nel nostro percorso, almeno fino al quinto anno, di equazioni a due incognite ne vedremo veramente pochissime. Per esempio, c'è qualche equazione che vi devo dire, tipo della parabola, dell'iperbola, che si fanno al terzo anno, dove effettivamente stanno due incognite, ma normalmente a livello algebrico, quindi anche adesso ne tratteremo veramente molte poche. Quest'altra, vedete, dice l'equazione dove le incognite sono A, B, Z, dove le incognite sono tutte le lettere, in poche parole. E così anche per lui. Quindi che significa risolvere un'equazione? L'ho accennato già prima. Significa ricercare se esistono le soluzioni o le radici, pure vengono un termine molto poco usato, ma insomma corretto. Cioè che sono quei valori che sostituiti alla incognita o alle incognite rendono un'identità. Ok? Quindi che sono, chiaramente non ce ne stanno un'infinità, anzi, se esistono a volte ne sono pochi, una, due, quello che sia. Vabbè, qua fa un esempio, pure 5x più 1 uguale 2, dice se ci metto meno, vedete, un quinto, dice non è nessuna soluzione, perché con meno un quinto qua viene meno 1 più 1, quindi viene 0 uguale 2, quindi chiaramente. Infatti non ho capito, no, no, aspettate, qua dice che ha questo come unica soluzione, infatti è scritto, ma secondo me voleva scrivere un quinto, va bene, perché se metto un quinto, c'ho 5 per un quinto che fa 1, 1 quindi è un refuso, non prendete conto di questo meno un mezzo, meno un quinto, ma più un quinto, perché come ho detto, con meno un quinto invece non avrebbe soluzione, perché verrebbe 0 uguale 2. Per verificare se un numero è una soluzione, basta sostituirlo nell'incognito, infatti quello che ho appena fatto, no? Vi ricordate pure qua in questi banali esempi che ho visto se x uguale 1 fosse, poteva essere appunto una soluzione, l'ho sostituita, ok? Al posto dell'incognita. Ragazzi, l'operazione è molto semplice, qua c'è l'incognita. Mo faccio una cosa, insomma, è chiaro che non è che farete così sul quaderno, ma fate finta di cancellarla e di ficcarci dentro che c'è 1 per 1. O come ci ho messo qua, meno un mezzo, cancello la x e ci metto meno un mezzo, ovviamente con delle parentesi. Cioè, vedete, qui questo ho fatto, né più e né meno. Dove c'era la x, fatemela mettere, ho messo quel valore che poteva essere un. Chiaramente noi impareremo a trovare una soluzione, una radice, come viene chiamata, non certo per sostituzione, no? Cioè, come dire, a tentativi, mi metto a provare, che fa se il numero è 2000, sto a provare
x uguale 1 meno 1, 2 meno 2 fino a 2000 se mi va bene, se intero, e poi se è una frazione stiamo una vita, quindi è chiaro che dovremo avere un metodo per ricercarlo. Quella della sostituzione effettivamente è una cosa che si può sempre fare, ma più come prova del 9, per così dire. Cioè, se io ho una certa soluzione che ho trovato, ok, di una equazione, ma ripeto, banalmente, 2x uguale 9, mi viene in mente che è x uguale 4. La prova del 9 è sostituire, giustamente, se mi viene l'identità, allora quella soluzione è giusta. Perché non vedete questa equazione banalissima, ma pensate a una dove stanno molti passaggi, no? Ci potrebbe venire, insomma, fare qualche errore di segno, è assolutamente lecito. Però qual è la prova del 9? A dire se effettivamente quella è una soluzione, quella che ho trovato è una soluzione o meno, andare a sostituire nell'equazione di partenza. Perché se io prendo sto 4 e lo vado a sostituire, che mi viene? 2 per 4 uguale 9, 8 uguale 9, che non è vero. Quindi qual è la cosa che ne traggo? Che questo x uguale 4 non è una soluzione. Ok? E quindi significa che devo rivedere, capito, i passaggi precedenti. Quindi quando si fa un esercizio in cui si cerca una soluzione di un'equazione, ma questo vale per tutti i tipi di equazioni, varrà pure per quelli di secondo grado o terzo grado, per così dire, basterebbe andare a sostituire, perché se vado a sostituire la soluzione al posto della x, insomma, delle incognite, se mi viene fuori l'identità, sono certo che quella è una soluzione. Non c'ho bisogno che me lo dica il compagno di banco a fianco, va bene? Quindi questa è la verifica e non, come detto, il metodo per andarla a cercare, perché le soluzioni delle equazioni poi si trovano in tutt'altro modo. Le condizioni di esistenza scritte come CE, e questa pure è una cosa che dovremmo sempre fare, a volte ce ne dimentichiamo, ma conviene sempre, come dire, partire da sta cosa. Vedete, mo ne scrivo un'altra, poi vediamo questa. Per esempio, ho A più 1, la voglio mettere una un po' diversa, fratto A meno 3, scusate, per A più 3, diviso A meno 1, per dire, ma così. 1. E questa qui, scusate, che metteva pure, sì, uguale, mettiamo pure noi, uguale qualcosa, uguale a meno 5. Diciamo che ci potremmo trovare a dover risolvere una equazione che poi, peraltro, potrebbe venire anche di secondo grado, ma è solo un esempio. La condizione di esistenza, quindi quello è un acronimo, CE, condizione di esistenza. Che cosa ci dice? Dobbiamo. Scriviamo questa cosa perché è importante. Dobbiamo far esistere tutti i termini della equazione. Che significa che dobbiamo farli esistere? Che se noi partissimo subito a fare i calcoli, cosa che purtroppo, ripeto, ci viene fin troppo spontaneo. Quello di metterci, ciao, che bello, iniziamo subito a semplificare, insomma, tutte le operazioni che impareremo più in là. Ma la primissima cosa invece deve essere il campo di esistenza. Perché? Notate il denominatore. C'è un denominatore? Beh, noi ci dobbiamo ricordare una cosa che vedemmo quando facemmo i numeri razionali, penso fosse il capitolo 2 o 3. Una frazione esiste sempre, ragazzi? Io credo di no. No? Perché vi ricordate se ci dovesse venire 1 per dire un numero fratto 0? Questo qui non esiste. Ok? Quindi se non esiste, che significa? Che dobbiamo in qualche maniera porre la condizione che questo a meno 1, mo lo scrivo quindi CE, a meno 1 deve essere diverso da 0. Perché se qui se quella meno 1 fosse 0, anche per un solo valore di a, comunque fa perdere di significato a tutta l'espressione, a tutta l'equazione. Va bene? Cioè io non posso trattare qualcosa che non esiste.
Ok, questa ecco perché è condizione di esistenza. È la condizione che va fatta prima di partire con qualunque calcolo. Perché se non la poniamo, significa che quella cosa potrebbe non esistere. Quindi abbiamo ragionato su un'espressione che semmai non esisteva. Chiaramente a meno uno diverso da zero non ci vuole, insomma, saper fare le equazioni per vedere che qual è il valore che ci può dare fastidio qui. È uno, no? Quindi deve essere A diverso da 1. Questa è la condizione. Perché se ci metto 1 qui, che succede? 1 meno 1, 0. Ok? Giusto per darvi un'altra idea. Se qua per esempio ci fosse stato così, per A più 3, fatto, qua che era, vabbè, A più 5, non mi interessa. Immaginate che era A quadro più 1, ok? Noi comunque dovevamo scrivere condizioni di esistenza A quadro più 1 diverso da 0. Poi ci rendevamo conto di che cosa? A al quadrato, vi ricordate ragazzi, essendo un numero, che è un numero, no? Elevato al quadrato, beh, sarà o maggiore o al più uguale a 0, perché se anche A fosse negativo, un numero negativo al quadrato diventa positivo. Quindi già di suo è o positivo o nullo. Però se a un numero positivo o nullo gli aggiungo più 1, può essere anche nullo questo? Chi mi risponde? C'ho un numero positivo o nullo, gli faccio più 1, cioè può essere ancora maggiore o uguale di 0? O posso dire che è maggiore di 0? È maggiore perché, ripeto, male che va è 0, va? Ma 0 più 1 è 1, va bene? Quindi, seppur abbiamo posto la condizione di esistenza, ma per questo particolarissimo esercizio, per dire, per questa particolarissima equazione, il campo di esistenza, sapete quale sarebbe? Dovremmo dire tutto R. Va bene? Perché, come dire, seppur noi ci dobbiamo sempre porre il dubbio, esiste sempre questa espressione, ma poi non è detto che dobbiamo escludere qualche cosa, come fatto qui, no? Che abbiamo dovuto escludere uno, perché uno si vede che ci dà fastidio, o quasi. Fosse stato A meno 3, che dovevamo escludere 3, ok? A più 5, dovevamo escludere meno 5, perché vediamo che quel valore annulla il denominatore. Ma noi, frazioni con fratto 0, vi ricordate, dissi pure a suo tempo, provate con la calcolatrice a scrivere 3 diviso 0, vi esce una bella E, errore, perché, come dire, non si può fare, va bene? Quindi questo è il concetto di condizione esistenza. Vedete, in questo caso, vabbè, lui giustamente dice la condizione di esistenza è con A diverso da meno 1 perché il primo membro perde di significato, però, cioè non esiste. Quindi staremmo a trattare qualcosa. Oh, chiaramente qui pure vedete x meno 2 uguale 1 più, qua ha messo x meno 1 alla meno 1. Quest'ultimo pezzo, fatemelo riscrivere, è x meno 1 alla meno 1. Ragazzi, è 1 fratto x meno 1, non vi pare? Che devo mettere come condizione di esistenza? X diverso da 1. Va bene? Perché se qui ci metto 1, 1 meno 1 fa 0, diventa 1 su 0, non esiste. Quindi questo, insomma, è ciò che avviene. Classificazione delle equazioni in base al numero di soluzioni. Ok? Beh, le equazioni possono essere classificate in questi tre tipi. E questo, ragazzi, quello che stiamo dicendo non è solo per le equazioni lineari che è argomento di questo capitolo, questa è una parte introduttiva di tutte le equazioni. Quindi quando noi faremo le equazioni di secondo grado, io non starò a ridire ma ciò che cos'è una soluzione o che cos'è un'incognita, perché vale lo stesso. Cambieranno chiaramente alcune cose, ma non questa parte sostanziale. Così anche lì potremmo classificare le equazioni, per dire quando sarà di secondo grado, con determinata, indeterminata e impossibile. Una equazione determinata è quando esiste un numero finito di soluzioni. Infatti notate che qua non dice esiste una soluzione,
Perché noi impareremo a vedere che le equazioni lineari saranno quelle di primo grado, dove se esiste, appunto, se è determinata, esiste una soluzione. Per così dire, quelle di secondo grado vedremo che se esistono, esistono massimo due soluzioni, può stare pure solo uno. Insomma, quindi se è di decimo grado potranno esistere al massimo 10 soluzioni, quindi un numero finito. Indeterminate invece quando sono soluzioni infinite. Beh, vi ricordate quando anzi no, non l'ho scritto, scusate, ho fatto un esempio di impossibile. Se io ci metto 0 per x uguale 0, quante soluzioni stanno qui? Guardatela bene. Questo è il caso di indeterminata. Se ci metto x uguale 1, va bene, ragazzi. 0 per 1 uguale 0, è vero. E se ci metto 2? E se ci metto meno 1000? E se ci metto 7 terzi? Qualunque numero ci metto qua dentro, 0 è l'annullatore. Solo che vi ricordate l'esempio che ho fatto prima, quello era impossibile invece. Dove avevo messo 0 per x per dire uguale 3. Qui invece possiamo dimenarci come ci pare, e qua verrà sempre 0, al secondo membro c'è 3 e quindi no. Ecco perché è impossibile, ok? Cioè, come a dire, non esiste nessuna soluzione. Invece qui, altro che esiste una soluzione, ne esistono infinite, infinite soluzioni. Perché qualunque valore ci vada a mettere alla x, 0 per x uguale 0 è sempre vero, ok? Quando è così si dice che l'equazione è indeterminata, ok? Vedete, se le soluzioni sono infinite, impossibile, invece se non ha soluzioni. Cioè non è che basta impostare un'equazione e deve avere per forza una soluzione. Un esempio, chiaramente non pensate che gli esercizi partano già così, eh? 0 per x uguale 10 e magari fossero tutti così, lo faccio a voce, no? Pensate che invece stanno vari passaggi algebrici che dovremmo fare per ridurre questa equazione, poi impareremo come si fa. Alla fine, semmai arriviamo a sta cosa, capite? Cioè, non è che l'esercizio partirà già così, perché sennò sarebbero troppo banali, o partirà già così nel caso di indeterminazione. Però dopo vari passaggi, se chiaramente sono tutti corretti, arriviamo a una situazione di queste due. Chiaramente nel primo caso diremo, quindi se viene quello a sinistra diremo che è indeterminata, se capita un caso analogo a quello a destra diremo che è impossibile. Va bene? Quindi non pensate che gli esercizi poi sono così banali, perché c'è da, come dire, anche da fare dei calcoli, però alla fine arriveremo a quella roba lì. Va bene? Ok, vabbè, qua fa pure lui tre esempi, ne abbiamo fatto anche noi alcuni. Poi, equazioni numeriche e letterali. Quindi una prima classificazione è, come dire, guardando le soluzioni, determinata se sono, scusate, se sono finite, indeterminato o impossibile. Quindi una prima classificazione. Invece adesso possiamo distinguere le equazioni tra numeriche e letterali. Quelle numeriche sono, vedete, dove vedete la stessa equazione effettivamente può essere vista come numerica e letterale. Fatemela riscrivere. 2 più y uguale a meno 1. Questa equazione può essere vista come numerica se, per esempio, y è la variabile e A è un coefficiente. Ok? Cioè, come dire, non la vedo come una variabile, poi vi faccio un altro esempio, ma come un coefficiente. Allora diremo che questa è un'equazione in y, perché è l'unica variabile. Ma la stessa equazione, invece, la riscrivo, potrei dire uguale a meno 1, è un'equazione letterale perché A due incognite, che sono y ed a.
Va bene? In questo caso è come se vedessimo quella A come non più, come dire, un numero per capirci, anche se lo sono tutti, sia chiaro, ma come quindi qua è come se lo vedessimo come un valore dato. Ora vi faccio un esempio, ripeto un altro esempio oltre a quello che fa lui. Invece qui lo vediamo come un'incognita, e allora c'è poco da fare. Io devo vedere tutte le lettere che stanno, c'è la A e la Y, devo dire che questa è un'equazione letterale con due incognite che sono A e Y. Insomma, vi faccio un esempio che mi viene più spontaneo proprio con le equazioni di secondo grado. Normalmente le equazioni di secondo grado, vedremo, sono fatte tipo così, no? C'è un termine appunto di grado 2, un termine di grado 1, se c'è, e poi un termine nullo. Ma a volte al posto dei coefficienti non stanno direttamente i numeri, ma stanno appunto delle lettere. Tipo poteva stare 2ax quadro più 3 meno a per x più 5 uguale 0. Beh, in questo caso, questo 2a viene visto come il termine, come dire, il coefficiente della x quadro. 3 meno a viene visto come il coefficiente della x. Capito? Non è un'altra incognita, questo voglio dire. Poi semmai nell'esercizio ci dice che, insomma, che valori può assumere quest'a. Quindi però non viene vista come un'incognita. Ripeto, comunque su sta roba faremo un po' di esercizi, quindi avremo modo di vederlo meglio. Lo so che mo nell'impatto della definizione può, insomma, sembrare un attimino, perché dice come sta lettera A, una volta la vedo come fosse un numerino che mi è dato e una volta la vedo come incognita. Insomma, questa interpretazione lascia, credo, qualche dubbio, ma avremo modo di risolverli tranquillamente, non ve ne preoccupate. Ok, abbiamo finito quindi questa prima parte.